Ecco, facciamo partire il computer, questo con l'SSD drive 256 GB, comprato su Amazon, per... e voilà. Come potete notare, nello schermo di là sta ancora caricando, io invece qui già spatacco Photoshop, Photoshop caricatissimo. A rigor di logica, a rigor, come si dice? A rigor, bisogna anche aprire le preferenze, perché di là stavo, non riuscivo a far vedere bene cosa dovrò caricare, allora sono andato qua nelle preferenze, ho schiacciato display. Ok, abbiamo fatto. Poi vabbè, di là aveva caricato anche il calendario. Adesso vediamo Lightroom. Qui nel caricamento delle foto non è proprio una roba della hard disk, evidentemente. Proprio ci vuole potenza del processore. Per caricare la foto non ho problemi, però quando la devi renderizzare per l'alta qualità ci mette sempre un po'. Queste foto molto belle che ho fatto a Fort Clinch, lo conosciamo tutti, un fortino. Basta, chiudiamo questo, poi prendiamo Illustrator e lì proviamo a aprire un file di Illustrator. Uno di questi Joy qua. Già i font. Font adesso. Come piace sta visione qui? Non riesco a capire niente. Vorrei aprire Dreamweaver, ovviamente anche qui porca puzza. Adesso devo riavviare il computer tramite l'altro hard disk, perché devo salvare un po' di preferenze. One password. Velocissimo. Andiamo a Photoshop. Vediamo, di là avevo fatto un disegnone così, però ok, è veloce a scrivere, ma non è che va più veloce nel processore, quindi questo era solo un esempio un po' sminchiolato. Questa barra qui è uguale, insomma, processore. Però quando lo salvi, quando lo richiami, è veloce lì. A posto. E anche per fare lo scratch disk. Lo scratch disk. Tipo memoria virtuale, Photoshop sicuramente lo fa. Quindi, Final Cut. Che Final Cut. Aperto molto velocemente, anche perché è nuovo, non c'è niente installato. Safari. Va bene. Allora, per il momento è tutto. Aspetta, siamo a 4 minuti. Di là mi ricordo che il video dura più di 8-10 minuti quasi. Che vi posso far vedere? Non lo so. Di qua c'ho il mio hard disk installato. Vediamo un software per vedere la velocità.
avevo le app Tech Tool. Questo faceva vedere la velocità. Ah, Serial Number. Voi direte, ce l'ho Serial Number, però ce l'ho dentro Gmail. E siccome One Password non mi va, perché devo usare i cosi, allora non c'ho manco Serial Number. Perché praticamente ho fatto il backup da One Password, no? E i backup li mette sotto, dentro l'hard disk, dentro user, dentro come dentro library, però qui non vedo library. E so che in Mountain Lion library di solito è criptata, non te la fa vedere, no? Però io quello l'ho già disabilitato. Infatti se vado qui, vedi? Library c'è. Se non sapete, Mountain Lion, ma anche quello prima, la library non la fa vedere. Allora un trucchetto per farla comparire qui e premere l'alt, il comando alt, e dopo c'è la library, perché altrimenti non la trovate sul computer. Però io ho fatto un comando da terminare che me l'ha abilitata. Però sul macchino hard disk c'ho sta library qui, che è quella principale. Sotto qui ci dovrebbe essere quel cavolo di backup, invece non ci è. Ho detto, vediamo qua. A proposito, andiamo qui a copiare i font, che i font ci servono. I font sono qui, ecco. Sto mouse di merda ha iniziato a rompere le palle adesso. Handbrake non mi serve, i backup non mi serve, questo mi serve, i show you mi serve, il mouse di merda, bisogna comprare un nuovo mouse. Ah, Motion mi serve, capuzzola. Devo fare un video e con Final Cut non riesco a farlo. Sa se funziona così, o forse bisogna. Ah, Font View mi serve. Font View, applicazione bellissima per aprire l'iPhone e scaricare i video senza passare da iTunes, cose. Skype. Sound Studio lo uso sempre, è una stronzatina di programma per editare i file audio, però lo uso questo, Spotify. Il Toast lo uso sempre, VirtualBox mi serve. VirtualBox serve per emulare il PC senza usare Parallels e lo trovo molto più veloce, poi è gratis. Ovviamente questo ci avrà un'immagine virtuale da qualche parte che bisogna andare a trasferire anche. Questo mi serve. Ovviamente perché sta trasferendo da hard disk a SSD drive, però se adesso provassimo a fare una copia, che so, di Motion, che è 2 GB, adesso la facciamo,
vedere quanto tempo fa la copia. E lì si vede la velocità. Ok, facciamo l'ultimo esperimento e poi così finisce il video. Andiamo in applicazioni, cerchiamo Motion, che è un giga, quasi 2 giga. Vediamo quanto tempo ci fa per copiarlo sulla scrivania. Pensavo leggermente più veloce, eh? Certo, sono 2 giga, però il trasferimento SSD non arriva fino a 6 giga al secondo. Però il MacBook, questo qua che è un po' vecchio, il massimo era 3 giga al secondo. Però questo magari non lo so. Ok, allora aspetta, spegnere. A posto. Allora per il momento è tutto, ciao a tutti! Brrr.